Nihil sub sole novum, diceva un antico detto. Sotto il sole non accade nulla di nuovo. E infatti, questi raggi che illuminano lo stadio, si giocherà un'altra attesissima partita di pallone. Sarebbe stato un gol per la conclusione. Tutto perfetto, a parte il tiro in porta, che a dire la verità si poteva eseguire molto meglio. Verso il pallone. Ecco, e si investe i salti suoi. La gioca all'indietro. Castro può tentare la conclusione. Ha colpito molto. Se quel tiro fosse stato nello specchio, avrebbe creato seri problemi al portiere. Gli è mancato un pizzico di fortuna. Pericolo! Miracolo di Burki! Splendido intervento del portiere. Non c'è che dire, il portiere è rimasto lucido e ha reagito bene. Ecco Deulofeu. Cross verso il centro. Grande parata sulla palla insidiosa. C'è il colpo di testa! Bella l'azione, è andata a certo buon fine. Avevano molte opzioni in area di rigore. Questo è il modo di attaccare. Che tentativo! Il portiere si oppone. Perfetta la parata. Direi che è difficile fare meglio di così. Centro e va a colpire di testa. Qui Sanz colpisce, è decisamente fuori. Ha preferito tentare la conclusione nonostante fosse molto lontano. Può concludere e c'è il gol dell'Udinese. Errore gravissimo e infatti sono stati puniti. Gli hanno concesso troppo spazio e lui si è preso tutto il tempo per prendere la mira e buttarla dentro. Buon lancio. Occhio al tiro. Miracolo di Burki. Prima in un buon intervento. Una parata eccezionale. Ha avuto un riflesso felino che in pochi si aspettavano. Forse nemmeno i suoi compagni. Evita ogni pericolo per il momento. Sono finiti i primi 45 minuti. Squadra negli spogliatoi. Primo tempo intenso. E ci auguriamo che il secondo ci possa proporre ancora di più. Le squadre escono dal campo dopo i primi 43 a credere in se stessi e insistere nel loro modo di giocare. Così possono ribaltare la situazione. Punto! Deulofeu! Deulofeu! Gol! Non sbaglia! Ora doppio vantaggio per loro. Preparazione perfetta, conclusione perfetta. Deulofeu con questa rete ha aperto il conto dei gol per questa stagione. Vantaggio di due reti. Si trovano nella posizione ideale per chiudere l'incontro. Attenti al tiro! Ha mantenuto i nervi saldi e ha insaccato il pallone evitando il portiere. A tu per tu con il portiere ha dimostrato il suo senso del gol. Vedere come si organizzeranno in campo adesso. Prova la conclusione. Il Venezia non si dà per vinto.
insieme a lui e bravo l'allenatore che l'ha messo in campo. Come è entrato in partita, è stato un cambio veramente azzeccato. Calciato, miracolo di Burki, autore di un assist oggi. Palla nello spazio, attenzione, ha una palla d'oro tra i piedi. Occhio alla conclusione. Che giocata! Com'è che si dice? Le cose belle si fanno aspettare. Non è riuscito a bloccare e allontanare questa palla, l'autore del gol non si è lasciato sfuggire l'occasione. Grande frutto del gol in questa azione, ma che errore la difesa. Castro, grazie a questa rete, il secondo centro in questa stagione. Finale di... è tutto. L'arbitro dice che può bastare e fischia la fine della gara. Una grande reazione da parte della squadra, non si sono mai disuniti, nemmeno quando erano sotto nel punteggio. E poi hanno vinto la partita. Un finale in cui è successo di tutto e sono stati proprio gli ultimi minuti a determinare la vittoria. Hanno trovato le risorse per vincere quando la gara... Siamo ai saluti finali. Grazie Luca per il tuo prezioso contributo. Grazie e...